Partiamo prima di tutto col metterci nella modalità in cui vediamo le cose, quindi la modalità render, vicino nella finestra prospettica, abita la visualizzazione che interessa a noi. Ora, vi ho detto che possiamo quindi applicare il materiale in mille modi. Il primo è trascinarlo, così come vi sto facendo vedere col drag and drops. Però è una situazione un po' pericolosa. Io, anche se è il primo metodo che si fa vedere, ve lo sconsiglio. È sempre meglio selezionare l'oggetto e applicarlo per materiali col tasto destro sul materiale stesso, Apply to Layer, oppure in altra maniera. Ora, il diffuse è come appare, è il colore che è, ma ovviamente quando è metallo non ha nessuna caratteristica. Però se vedete c'è una freccettina che ho appena aperto, e che fa vedere il contenuto di tutto l'editor dei materiali. Se clicco su Materials, posso aprire la libreria di tutti i materiali predefiniti di V-Ray. È divisi per argomenti, ci sono dei materiali di altissima qualità che non hanno il difetto della texturing, cioè della replicazione, della ripetizione casuale che evita l'effetto patchwork, sai quando fai una foto poi metti un'altra a fianco e si vede che sono replicate tutte uguali, ecco, quell'effetto là difficilmente queste lo fanno. Trascino come vedete col drag and drops nell'area di lavoro, che è questa, e nell'area di lavoro posso selezionare il materiale, modificarlo, fare la mia lista di materiali, quindi fate delle prove e andate a prendere dei materiali. In questo caso ho scelto nei stone la granite, quindi anche voi andate in stone il granito e lo applichiamo come meglio credete, trascinandolo sopra, selezionando gli oggetti e facendo tasto destro sul materiale, applica alla selezione, oppure come vi ho detto anche per layer, per livello. Insomma, l'importante è che applichiamo. Verifichiamo parallelamente che ci siano anche dei materiali che ci possono tornare utili per il tessuto. Ci sono dei materiali fabric, ma ci sono anche le pelli, quindi diviso sia in fabbriche, tessuti che pelli. In questo caso potrebbe starci bene una pelle tabacco, quindi una pelle, prendiamo, come ne so, la G01 Brown, ma ce ne sono tantissime, tanto possiamo cambiare il colore. Ci dice anche, vedete, 25 centimetri, ve lo sto evidenziando ora, perché rappresenta la dimensione della texture che successivamente dobbiamo applicare, tipo cioè questa foto appiccicata sopra deve avere una certa tramatura. Selezioniamo tutte le parti che devono ricevere la nostra texture, quindi anche il borlotto, come in questo caso, che cos'è? Che è semplicemente un profilo estratto da quel solido e trasformato col comando tubo e applico questo materiale. Vediamo proprio che si vede più che altro non il colore del materiale, ma la texture, la trama, che è molto più importante di tutto il resto. Applico questo materiale ovviamente sia sullo schienale che sul borlotto che sulla seduta. Diciamo, il primo step è sempre applicare materiale in vista renderizzata. Il secondo step è quello di definire la grandezza della trama, perché vedete dove sto indicando, cioè la trama non corrisponde, l'angolo si apre, ma questa è una caratteristica che non c'entra niente l'editor dei materiali, è una caratteristica che poco interessa. Applichiamo anche la pelle sul tessuto della seduta. Ora ci dobbiamo occupare del tema texturizzazione, o anche detto UVW Map. È una cosa che viene da 3D Studio. E vediamo ci si lavora e come si applica. Una volta che l'oggetto ha ricevuto il materiale, vado nel menu delle property. Nelle proprietà, in alto a destra, c'è
C'è un'iconcina sotto, vicino all'arcobaleno, vicino al tubetto, che è proprio, vedete, il texture mapping. Clicco lì dentro e vedrete che ci sono una serie di informazioni, paperelle, regalini. No, a noi interessa in questo caso una modalità che è quella bolding box, box mapping. Il box mapping permette, cliccando e premendo tre volte invio, quindi tre volte invio, di abilitare la texture e metterla già su misura sull'oggetto. Anche se però c'era scritto nel materiale che voleva una dimensione di 25x25x25. Quindi io posso lucchettare se voglio le proporzioni tutte uguali, oppure prima mettere le misure all'interno di queste tre che sono le coordinate x, y, z. Quindi metto 25. In questo caso ho messo 25 sulla prima coordinata, ma andava bene anche se le mettevo su tutte e tre dopo il lucchetto. Fatto sta che adesso ho questi 25 centimetri che sono messi a misura. Vedremo meglio poi in aula come definire questa cosa. Adesso il size nella coordinata box. In realtà richiede quasi sempre che le coordinate x, y, z siano tutte uguali, ma la dimensione 25, 25, 25 ce l'ha data lui. In realtà, se voi prendete una texture grande, dovete mettere 1 metro, 2 metri, 3 metri, non è importante. Cosa è importante? Che se non volete avere delle deformazioni sui diversi assi, allora togliete il lucchetto e mettete tutte e tre le misure identiche. Adesso non lo sto facendo, ma non importa. Selezioniamo la seduta. La seduta deve seguire lo stesso iter. Però che faccio? Prendo sempre Max Bopping, Box Mapping e invece di cliccare su Box Mapping, vedete c'è un pennellino, il match. Match vuol dire campiona da un altro oggetto quella coordinata di mappatura. E voilà, è andata perfettamente a campionarla appiccicandola da sopra a sotto. Stessa cosa devo fare anche per il borlotto, se voglio coordinare la stessa identica dimensione. Quindi uguale, l'ho selezionato, ho preso il pennellino e ora hanno la stessa identica dimensione. Allora adesso massimizziamo la finestra top e creiamo appunto il caos, cioè quello che vi dicevo prima. C'è troppa simmetria nella scena, così rischiamo di inficiare la bellezza del nostro rendering. Per quello abbiamo fatto dei gruppi. Prendiamo gli oggetti, li muovete come meglio credete per creare appunto una finzione scenica relativa a un concetto di set, quindi avvicino, posso portare gli oggetti più avanti, più indietro, come volete voi. Regolateli come meglio credete.